bentornati nel giornino di gravidanza, amore ed emozione. Oggi sono qui perché vi devo recensire con molto piacere un prodotto che mi è stato spedito dall'azienda Evitas. Vi dico due cose su questa azienda. Allora, innanzitutto la trovate sul sito www.evitas.it e anche su Facebook e Instagram, sempre scrivendo Evitas. Questa azienda collabora con tantissime marche, infatti credetemi, potete trovare di tutto, dall'abbigliamento per il neonato, all'abbigliamento per la mamma, piuttosto che prodotti per l'alimentazione, per il passeggino, sono scritta un po' di cose e ogni tanto vedete che sbircio, mobili, decorazioni per la cameretta, cure per il benessere della mamma e del vostro bimbo, trovate veramente di tutto. Vi dicevo che collabora con diversi marchi, infatti guardate, nella brochure che mi è stata spedita ci sono solo alcuni dei marchi con i quali collabora Evitas. Infatti ve ne cito qualcuno: B&B, Cybex, Boba, Bloom, Mustela, quindi c'è veramente, veramente di tutto. Credetemi che vi potete sbizzarrire, anche per fare qualche pensierino, come ad esempio, non so, dalla fascettina per i capelli al mobile della cameretta appunto per i vostri bimbi. Quindi qualsiasi prezzo e qualsiasi gusto, trovate tutto. Ma passiamo al prodotto che vi devo recensire. Eccolo qua. Ta-da! È un marsupio dell'azienda Boba. E questo marsupio, credetemi ragazze, è fantastico. Io l'ho provato sia io che mio marito e siamo stati veramente veramente molto contenti. E questo bimbo che vedete sorridere, ecco, la mia bimba è uguale, perché è un marsupio molto leggero e sembra di non averlo addosso, quindi proprio ci sembra di avere in braccio il tuo bimbo senza stancarti le braccia e tenerlo sempre. Allora, il bello di questo marsupio è che, adesso vi faccio vedere, allora innanzitutto arriva quindi questa scatola, come vedete qui si vede il colore, io ho scelto il grigio perché potevo usarlo sia io che Antimo, quindi ho preso un colore neutro. Allora, guardate, allora arriva la brochure all'interno dove vi fa vedere come indossarlo, vedete? Come metterlo sia davanti che dietro il bimbo, come stringere le cinghie, poi dopo lo vediamo insieme. E poi arriva, che è la cosa che mi piace tantissimo, arriva ta-ta, all'interno di questa bustina, che poi, come vedrete dopo nel video che vi farò vedere come lo indosso, è la bustina che poi servirà per mettere all'interno il cappuccio, poi vi spiegherò meglio. Allora, quando arriva questa bustina, che tra l'altro è comodissima perché potete metterla nel vostro zaino, nella borsa cambio del bimbo, se come mio marito usa lo zaino, spesso lo usa anche lui, lo infila dentro lo zaino, ed anche appunto lui dentro lo zaino, e quindi ce lo combattiamo per chi lo deve portare, perché è veramente veramente leggerissimo. Tra l'altro pesa 315 grammi, è ultra ultra leggero, ma soprattutto è molto resistente. È in nylon, quindi se piove o se andate al mare, io già me lo immagino quest'estate con la mia tata all'interno, se vado al mare, anche se si addormenta, comunque se questo si bagna, non rimane bagnato perché appunto è impermeabile. Ha un cappuccio, come vi dicevo, quindi se c'è pioggia, se c'è vento, lo tirate su, adesso qui lo faccio vedere da qua, ma come potete vedere, a parte che è spiegato veramente molto bene, è molto semplice da usare, però è spiegato anche altrettanto bene, perché credetemi, io le prime volte che avevo provato i primi marsupi andavo nel panico, non riuscivo ad allacciarlo. E è bello perché appunto si può mettere sia davanti che dietro il bimbo, adesso la mia bimba è tanto piccola, quindi io me la metto davanti. E proprio per i bimbi piccoli, perché va bene sia per i neonati, per i bimbi dai 7 ai 20 kg, per i genitori piccolini come me, che io sono intorno a 1,50 m, fino ai genitori di 1,90 m, quindi possiamo usarlo un po' tutti. Appunto vi dicevo che di un nylon estremamente resistente, è stato inventato in USA da degli alpinisti, quindi per genitori che magari sono dinamici, cosa che io non sono, però sono comodissimo lo stesso, è comodo e anche i vostri bimbi sono comodi, che è la cosa che comunque come ogni genitore preoccupa, perché io che spesso mi piace magari uscire quando mio marito è a casa del lavoro, ci piace fare lunghe passeggiate, è vero, lei spesso sta anche nel passeggino, però dopo un po' che inizia a pannucolare, questo è comodissimo perché io lo tiro fuori in 2 secondi, lo aggancio e Ania la infilo dentro, ed è come non averla più, perché comunque tenerla in braccio dopo un pochino ti stanchi. Invece così, questo è come avere una seconda pelle, perché guardate, cioè io adesso vi faccio vedere solo una parte, poi lo apriamo insieme, cioè veramente è ultra 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 leggero, cioè io, guardate, vi sto facendo vedere come lo tengo, e credetemi che sia per voi che se dovete fare un regalo, o se volete farvelo regalare, o regalatevelo come ho fatto io, che ho scelto questo e questa azienda mi ha spedito questo, sono rimasta veramente 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 molto contenta, e alla mia cuginetta, che tra poco diventerà mamma, sarà un regalo che sicuramente voglio farle, perché è una cosa comodissima, ma soprattutto è comoda come arriva.
Vi dicevo che anche una cosa molto importante è che è ergonomico, quindi siete sicuri anche la parte del collo un pochino più alta in maniera che appunto il collo del bimbo rimanga sostenuto. Ma apriamolo insieme e vi faccio vedere. Allora, come dicevo, arriva all'interno di questa cassina, lo facciamo uscire così, un attimo un piccolo paracadute, eccolo qua. Vedete, ha le cinghie, queste poi saranno quelle che andranno dietro la schiena, ed ecco qui il cappuccio che vi dicevo, vedete che poi si può abbottonare sulle spalle, e questi sono i moschettoni che servono per allacciarlo nella pancia. Io spero che la mia spiegazione sia stata abbastanza esaustiva, ma adesso vi faccio vedere come indossarlo e poi ci risalutiamo. Vedete, lo prendiamo così. La parte dove c'è questa etichetta grande l'appoggiamo sulla pancia e agganciamo i moschettoni. Tiriamo bene da una parte e dall'altra. Poi indossiamo prima questa parte e a questo punto mettiamo il bimbo. Io non posso farvelo vedere con la mia bimba perché sta dormendo, altrimenti non sarei riuscita a fare la recensione. Poi indosso l'altra manica, diciamo così, ok, questo è uno zaino al contrario, e aggancio qua sopra, tiro bene le cinghie anche qui, e queste cinghie qui, vedete, io le ho già tirate perché lo uso spesso, quindi tiro anche qui per metterlo appunto a misura. Questo poi è lo spazio dove ci sarà la nostra pupa, il nostro pupo. Questo è il cappuccio che si può agganciare, vedete, con dei corsua sopra le spalle, vi faccio vedere, ci sono diverse misure sia da una parte che dall'altra in maniera che rimanga coperto dal vento, dal sole, dalla pioggia, ancora tutto. Quando invece le temperature sono adatte, noi lo facciamo su e lo infiliamo così nella taschina, che poi è quello che contiene tutto il nostro marsupio. Ecco qua, e lo possiamo chiudere, lo faccio vedere così. E qui mettiamo il nostro piccolino. Dopo vi allegherò una foto di Ania dell'altro giorno che l'abbiamo portata in giro ed era bella comoda e rilassata qua dentro. Una volta che abbiamo finito, che il nostro bimbo che ha finito di fare la passeggiata, si è addormentato come fa spesso la mia bimba quando arriviamo a casa, lo rifacciamo su e lo infiliamo. Guardate, semplicemente lo faccio su così. Quindi anche se sono in mezzo alla strada non devo star lì a perché sia una cosa ingombrante, e guardate ed è ritornato all'interno della sua postina. Abbiamo fatto, cioè è veramente veramente comodo, piacevole, poi come vi dicevo è leggerissimo, e io spesso lo porto in giro con me perché io vado magari in giro con mio marito, poi Anna dopo un po' si stufa, e ad esempio io prima usavo anche le fasce, ma da quando ho usato questo marsupio non sono più tornata indietro perché sono comoda. Quando magari, più che altro la cosa che mi piace è che è veloce da indossare, magari la fascia devo star lì, metti la fascia bene, mi devo appoggiare, invece questa una volta che io l'ho agganciato dietro, metto Ania e mi sono agganciata sopra e sono a posto. Veramente ragazzi, io vi consiglio tantissimo di andare a fare un giro sulla loro pagina, sia Facebook, Instagram o il loro sito, perché trovate veramente di tutto. Vi consiglio di comprarlo o regalarlo perché veramente fate un affare. È veramente comodo, piacevole, vi posso garantire che io mi trovo stra bene, sia io che mio marito, che comunque gli uomini sapete come sono da accontentare. Io ragazzi vi mando un bacio, vi ricordo di seguirci su Gravidanza Amore ed Emozione, pagina Instagram, Facebook, ovunque il nostro canale YouTube, seguite il nostro sponsor e scriveteci in privato perché ci sono degli sconti per delle nostre clienti. Io vi mando un bacio grande, ciao da Giannina!